Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da ...12 gennaio, giovedì. La settimana è la 2 e il giorno 11 del 2024. Cosa ascoltiamo oggi? Ancora qualcosa su Luisin Tassista. Sentiamo le sue storie. La Befana è già arrivata. Ma che cosa si raccontava prima? Viene la Befana. Vien dai monti e notte fonda, come stanca e la circonda, neve, gelo e tramontana. Viene la Befana. Ha le mani al petto in croce, e la neve il suo fardello, il gelo il suo mantello e il vento la sua voce. Ha le mani al petto in croce. Lei si accosta piano piano alla villa e al casolare, a guardare ed a osservare or più presso or più lontano, piano, 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 piano. Che c'è dentro questa villa? Guarda, guarda, 3 lettini con 3 bimbi a nanna buoni. Guarda, guarda, ai capitoni c'è 3 calze lunghe e fini. Oh, 3 calze e 3 lettini. Un lumino brilla e sale, e ne scricchiola le scale. Il lumino brilla e scende, e ne palpitano le tende. Chi mai sale e chi mai scende? Coi suoi doni, mamma è scesa, sale con il suo sorriso, e il lumino le arde in viso, come lampada da chiesa. Coi suoi doni, mamma è scesa. Ma che c'è nel casolare? Guarda, guarda, 3 strapunti, con 3 bimbi a nanna buoni, tra cenere e carboni. C'è 3 zoccoli consunti. Oh, 3 scarpe e 3 strapunti. E la Befana continua. E Busto Grande, 170 anni fa, e continua la protesta dell'installazione di quella macchina a vapore in centro città dove c'è pericolo di incendio. E questa protesta ha un capolavoro. Lusinghe e minacce vi ricorrono con abilità contro la legge che sanziona tale macchinismi anche di mezzo all'abitato. Ma è un capolavoro inutile. La deputazione è visibilmente preoccupata e il 6 settembre chiama il Luardi. Per me le cose che lo riguardano, e il Luardi si presenta subito. Dichiara di non potere per alcuni giorni comparire ad intrattenersi sull'argomento dell'istanza 27 agosto e prega perché gli sia comunicato copia della stessa istanza onde poter dare quelle risposte che valgano ad evadere la istanza stessa e dar base al giudizio da pronunciarsi alla deputazione. La risposta dell'Ualdi e la difesa della macchina a vapore non si sono trovate. Beh, un peccato. Sembra però che non siano state molto pronte. Se il 14 settembre la deputazione lo diffida a volere dare la notizia, prima di intraprendere le operazioni necessarie per riattivare quella macchina a vapore che vi esisteva antecedentemente all'incendio avvenuto il giorno 11 aprile. E vorrà compiacersi, signor Luardi, di darne notizia allo scrivente deputazione, onde ella possa preventivamente esaurire quelle pratiche che in proposito le incumberebbero ai sensi dei veglianti regolamenti. Cosa se ne sarà fatto? Oggi, dopo 170 anni, i macchinismi a vapore non impressionano più ormai. Siamo all'atomica. Ma che ne sarà di noi?
fra altri 100 anni, quando i nostri nipoti leggeranno le nostre vicende. E mentre Lualdi dunque rimetteva la macchina in funzione, ben altre preoccupazioni assillavano i bustocchi e facevano ormai la spesa dei discorsi. Il 30 aprile 1859, avvicinandosi all'orizzonte grossi nuvoloni di tempesta che si scaricarono un mese dopo, con quelle conseguenze che tutti sanno. A Magenta, l'imperiale regio commissario distrettuale di Bustarsizio, Crivelli, scrisse: «In esecuzione di ordini superiori e per norma di chiunque avesse interesse», avvisò con una lettera 2267 di protocollo la deputazione comunale del luogo, che il comandante della seconda armata sospendeva immediatamente tutte le corse sulla strada ferrata per Magenta e in generale confine verso Piemonte, che doveva in ogni caso essere chiuso e segregato da ogni comunicazione, essendo questa misura già stata adottata nel limitrofo stato piemontese da quel governo. Legnano, San Bernardino. Data la grande fama del santo, numerosissimi sono gli eventi straordinari a lui attribuiti. E qui ci rimetteremo a citarne alcune di quelli suffragati dall'opera di artisti antichi o da quelli più vicini a noi, ben consapevoli di dimenticarne strada facendo una miriade. Altre leggende scaturite e diffuse dall'intensa fede popolare, dobbiamo aggiungere numerose testimonianze capaci, lungo tutta la penisola, di fermare questo o quell'attimo straordinario che ha avuto come protagonista frate Bernardino. In questa sede non possiamo certo citarle tutte. Quasi ogni paese, chiesa, oratorio, edicola, come vedremo, ha un riferimento al passaggio o alla vita del santo. Intanto iniziamo dalla credenza popolare che aleggia nel Mantovano. Ed ecco il fatto storico. Nel 1421 Bernardino è chiamato a Mantova da Paola Malatesta, moglie di Gianfranco Gonzaga, per predicare in occasione della quarantena. E fin qui, nulla di strano. Ma arriva a Mantova, via Lago, con un discepolo, galleggiando sulle acque del Mincio sopra il suo mantello a mo' di tappeto volante. La vicenda è illustrata, tra le altre, nell'attuale chiesa di San Bernardino a Salò, su una delle quattro tele di Giovanna Andrea Bertanza, che è un ciclo databile tra il 1616 e 1619 circa. A Scurcola Marsicana, 1438, dopo aver predicato come suo solito per alcuni giorni, vuole ringraziare la popolazione, ma da povero francescano quale è, non possedendo nulla, lascia il bastone di ferro sul quale si appoggia per camminare. Ancora oggi la bastoncella, oggetto di devozione, non è custodita in un luogo sacro, ma perché è stata donata alla gente ed è conservata dalla confraternita San Bernardino da Siena. E sempre nel 1438, sul piazzale della Basilica di Colle Maggio Bernardino, predica per 12 giorni che precedono la festa dell'Assunta. Il popolo, al termine di una predica sulla Madonna, paragonata a una stella, a mezzogiorno vede una stella luminosissima che si posa sulla testa del santo. E lungo l'itinerario, da Massa Marittima all'Aquila, ad Aquilum Missum Missus Sum, durante le soste, predica e a Spoleto guarisce molti malati con il segno della croce, 8, 9, 10 maggio. Il 16 maggio arrivano in vista
di sella di corno e fa un caldo torrido. Bernardino, arso da febbre alta, chiede acqua. Nessuno sa che fare. Bernardino indica fatica con la mano a un punto. Fra Bartolomeo corre in quel luogo e vi trova una sorgente miracolosamente scaturita. Ancora oggi è chiamata Fontana di San Bernardino. Ma l'ultimo miracolo avviene quando il santo è ormai scomparso e nemmeno la morte pone fine ai miracoli. Bernardino, come apostolo della pace, capace di riconciliare i cuori della gente, è chiamato dal vescovo per mediare l'amicizia fra le due famiglie rivali dell'Aquila. Parte da Massa Marittima con quattro compagni e attraversa l'Umbria alla volta del Molise. Siamo alla fine di aprile del 1444. Di lì a non molto, però, le sue condizioni di salute si aggravano e i frati sono costretti a trasportarlo in barella fino all'Aquila. E quando finalmente vi giunge, tra il 17 e il 18 di maggio, non è in grado di predicare e, ospitato nel convento di San Francesco, muore nel pomeriggio del giorno 20. Gli aquilani espongono in chiesa il suo corpo, che attira innumerevoli persone. Intanto le lotte tra le famiglie nemiche proseguono. I testimoni narrano che da morto, dentro la bara, il suo corpo versa sangue. La notizia si sparge per la città. E tutti accorrono, meravigliati per vedere, e si riappacificano. Solo in questo momento, quando le postefazioni cittadine smettono di lottare, e il flusso si arresta. Questa è considerata la sua ultima predica, cosiddetta la predica del sangue. Ricordiamoci che siamo ancora in gennaio e la suddivisione del tempo, racchiusa in mesi e anni, subì nei secoli delle periodiche modifiche. E al fine di ovviare le imprecisioni che di volta in volta venivano riscontrate, il calendario romano comprendeva inizialmente 10 mesi, da marzo a dicembre, per un totale di 304 giorni. Successivamente si passò a 355 giorni, divisi in 12 mesi con l'aggiunta di gennaio e febbraio. Gennaio, in latino Januarius, era sacro a Giano, il dio che proteggeva tutto ciò che si andava a iniziare. Sotto Giulio Cesare, nel 46 a.C., si adottò l'anno solare di 365 giorni e si introdusse l'anno bisestile ogni 4. Oggi il calendario ufficiale, nella maggior parte del mondo, viene chiamato il gregoriano e prende il nome da Papa Gregorio XIII, XII, che lo introdusse nel 1852. Si basa sul ciclo delle stagioni, è sempre composto da 12 mesi, ma con durate diverse, da 28 a 31, per un totale di 365 o 366 giorni. E l'anno di 366 giorni è detto bisestile e ricorre ogni 4 anni, con alcune eccezioni. Molti proverbi contadini per il mese di gennaio prendono spunto dai campi, punta alla volta celeste e alle ricorrenze religiose. Il gelido mese viene ricordato con il freddo di gennaio, riempie il granaio e povertà il pollaio, oppure se c'è scarsità di precipitazioni. Con gennaio asciutto, grano dappertutto. Ricordo di quanto le condizioni igieniche erano precarie, ecco il meno conosciuto. Chi uccide le pulci a gennaio ne uccide un centinaio. Infine,
Il più famoso, almeno la prima parte. A gennaio l'Epifania, tutte le feste le porta via. Poi arriva San Benedetto che ne riporta un bel sacchetto. www.redigio.it e la storia continua.